Buongiorno a tutti gli osservi, questa quinta edizione di Repanettone, cosa ci ha portato di nuovo quest'anno? Buongiorno, benvenuti. Quest'anno ho portato due novità secondo me molto interessanti. La prima è stato l'incontro con l'uva di Zibibbo passita, completamente naturale, asciugata al sole senza nessun tipo d'aggiunta dei solfiti o marcia varia. L'ho accompagnato del passivo di Pantelleria vino e ne ho reso un panettone, prodotto molto morbido, profumatissimo, dove l'acino dell'uva messo in bocca sprigiona tutto quello che porta questa terra siciliana ricchissima di mare, di profumo, di sole. Il secondo invece è un panettone alla Robbiola di Rocca Verano. Tengo a precisare che siamo in collaborazione con la DOP di Robbiola, perché ho messo a punto questo panettone appunto con Robbiola. Aggiungiamo mandorle caramellate saltate in padella con sale di cervia e del rosmarino. Panettone che indubbiamente strizza l'occhio al salato, ma c'ha le due varianti che vanno d'amore e d'accordo. La prima è mangiato con un salame un po' importante, direi un po' prepotente, perché la Robbiola è un prodotto robusto. Sicuramente conclude anche il pasto se accompagnato a una confettura di mirtilli che stringe un po' il gusto, quindi c'ha la doppia valenza. Questo è un filone di panettoni che appunto guardano verso il mondo del salato, il mondo della cucina, sulla quale intendo lavorarci, non trascurando la tradizione o quello che è l'inizio poi della storia del panettone, assolutamente. Il tradizionale non abbonderò mai perché sono personalmente innamorato, ma credo che bisogna sperimentare, provare, trovare degli equilibri nuovi dal gusto che possano essere anche gustati a tutto tondo, non soltanto nel periodo che è di solito dedicato a loro. Senti, stanno apprezzando queste sue novità? Dico la verità, ne ho portati 50 pezzi, ieri mattina apertura stand ore 11, ore 12 e 23 i 50 pezzi di Robbiola non c'erano più, ore 15 e 14 i 50 pezzi di Passito non c'erano più, punto. Quest'anno è la seconda volta che vengo qua, ho visto tanta gente dell'anno scorso che ha comprato il panettone e che è venuto a colpo sicuro a riprenderne. Sicuramente successo, ma non soltanto per me, devo ammettere, successo per la manifestazione. Bene, le facciamo i complimenti e ci auguriamo di rivederla l'anno prossimo. Se mi invitate ci sarò. Grazie.